Per la rubrica L'aperitivo col candidato, sì, siamo con il sindaco e candidato sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, che ringrazio per l'intervista. Grazie a voi. Ha ordinato un crodino, innanzitutto le volevo chiedere il motivo per cui ha scelto il crodino. Ma il crodino è proprio il classico aperitivo canonico, che quando non si sa cosa bere di fresco d'estate senza appesantirsi troppo, il classico aperitivo. Lei 5 anni fa è diventato sindaco, sicuramente è stata un'amministrazione che ha subito anche in parte degli scossoni, cioè non vi siete annoiati, diciamo, durante tutto il periodo. Cosa l'ha spinta a ricandidarsi, a dire io voglio ancora fare il sindaco di Cologno Monzese? Diciamo la gente, gli altri cittadini che mi hanno chiesto a gran voce di ripresentarsi, perché probabilmente credono nella mia persona e nel mio progetto, probabilmente anche perché hanno visto che abbiamo realizzato il programma che gli avevo promesso. Ecco, a proposito di questo, qual è la più grande soddisfazione che ha avuto in questi 5 anni di amministrazione? È il più grande rimpianto. La soddisfazione è aver far tornare una città che aveva avuto un periodo un po' strano, con delle ferite, con arresti, un periodo brutto, far rivivere in una città una normalità e sanare, diciamo, anche quello che poteva essere un rapporto con la politica. C'è un senso civico migliore, c'è un rapporto con le istituzioni migliore. E poi devo anche dire che abbiamo sistemato il bilancio del comune, abbiamo fatto un lavoro di risanamento e anche di acquisizione di finanziamenti regionali e quant'altro, che ci ha permesso di respirare e fare un po' di opere, anche sistemare i bilanci interni del comune. Rimpianto? Sinceramente la Toriani, non aver riqualificato l'area Toriani, siamo lì ad un passo. Il Covid purtroppo ha bloccato l'attività dei tribunali, se non ci fosse stato questo rallentamento probabilmente in questo momento saremmo lì su quell'area a vedere le demolizioni fatte e prendere un cantiere. Lei il 21 settembre diventa sindaco, oppure dopo 2 settimane in caso di ballottaggio, come vede Cologno fra 5 anni? L'intenzione che abbiamo, già individuato anche a bilancio delle cifre, per fare un nuovo centro per la disabilità, grande, con degli spazi. Abbiamo anche attivato il Dopo di Noi, che è una rete, diciamo, di appartamenti a disposizione delle famiglie che hanno il problema di disabilità, sì, che seguono dei progetti seguiti dai servizi sociali. Questo per me è la sfida più importante, perché riguarda un nuovo centro che era inutilizzato da 15-20 anni, che è il centro Gervasoni, ma vorrei allargare non solo al comune di Cologno, ma anche per i comuni conterni, quindi un servizio sovracomunale sulla disabilità. Un'altra idea che ci è venuta sul programma è di fare una piazza pubblica nuova, grande, davanti al comune, una riqualificazione generale di quello che deve diventare il polo della cultura, che Villa Casati deve essere ristrutturata perché è la testimonianza storica del nostro comune, deve essere qualificata, si merita una piazza, grazie di Dio, con un concorso di idee, con tante idee, con un coinvolgimento anche della cittadinanza, per fare una piazza che rimanga nella storia e nel tempo, di qualità. L'altro progetto è proseguire con la riqualificazione degli immobili pubblici, in particolar modo le scuole. Noi abbiamo ereditato una situazione scolastica drammatica, di trascuratezza, e abbiamo investito in questi 5 anni, abbiamo speso più di 12 milioni di euro e abbiamo cominciato a ristrutturare tutte le scuole. E ogni anno per 5 anni vorremmo ultimarlo questo lavoro qua, per lasciare tra 5 anni gli edifici pubblici ristrutturati dal punto di vista energetico e anche dal punto di vista proprio estetico, per poter dare ai nostri ragazzi degli spazi piacevoli in cui lavorare e studiare. Passo sindaco un secondo, diciamo, dalla politica di visione della città alla politica anche delle strategie dei partiti, perché poi le elezioni sono fatte anche di questo. C'è una forza politica o anche una realtà sociale, di contesto, con Cologno Monzese, con cui magari lei non è riuscito ad allearsi, non è riuscito a trovare un'affinità, però dice io queste persone le volevo con me. Ma allora, qui bevo. Qui ha rimpianto di non aver preso il Negroni. O un bianchino. Allora, rimpianti no, perché il lavoro politico è stato fatto in consiglio comunale. Ci sono stati degli aggiustamenti di tiro durante i 5 anni, per cui la compagine che mi sostiene è quella che mi ha sostenuto già in consiglio comunale. Non sono andato a pescare al di fuori in accordi strani. La sede dove si fa politica è il consiglio comunale. I consiglieri, ci sono state delle dinamiche di spostamenti, sì, diciamo, uno dell'opposizione è venuto con me, alcuni che erano con me
sono andate le opposizioni, è giusto che la maggioranza si sia compattata sul suo sindaco ed è giusto che l'opposizione faccia altri progetti, per cui rimpianti non ne ho. È chiaro che se avessi avuto qualche altra forza politica con me, mi avrebbe anche fatto piacere, però è andata così. Quale? Ma sinceramente non lo so. Non lo so. Non lo so. Vuoi chiedere se vuole un appello invece agli elettori, su perché darle ancora fiducia per altri 5 anni? Perché la gente quando mi vede in giro percepisco che mi vuole bene, si confidano, mi hanno già dato fiducia una volta, sento che la popolazione insomma è riconoscente e ha sposato il mio progetto. Ho realizzato i miei punti di programma, per cui mi sento di dire che se ho un altro programma da mettere in campo probabilmente lo realizzerò. Grazie Sindaco. Grazie a voi.